Resident Evil. Quest'anno Vespa festeggia i suoi 75 anni, raggiungendo lo straordinario traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti a partire dalla primavera del 1946. L'iter progettuale, intrapreso all'epoca da Corradino Toscanio, ingegnere aeronautico e papà della Vespa, fu geniale ed improntato alla più razionale semplicità, partendo dal prototipo Paperino, che rivoluzionò il concetto fino allora dominante dello schema classico motociclistico. La classica forcella anteriore fu eliminata a favore di un monobraccio che agevolava la sostituzione della ruota e scomparve anche il telaio, sostituito da una carrozzeria capace di proteggere guidatore e passeggero dalla sporcizia. Nacque così un mezzo con scocca portante, trasmissione a presa diretta e il comando del cambio sul manubrio. Con quel brevetto, depositato il 23 aprile 1946, Vespa ha rappresentato una vera rivoluzione nel mondo delle due ruote, nascendo molto accessibile, dedicata a soddisfare la mobilità individuale di tutti e per questo incidendo profondamente sulla sociologia degli ultimi 75 anni. 19 milioni di Vespa, infatti, sono altre tante storie di ragazze e ragazzi che in tutto il mondo hanno conquistato la libertà in sella alla due ruote più amata, quella Vespa che ne ha accompagnato le vite ed incarnato i sentimenti. Sin dalla sua apparizione nell'immediato dopoguerra, in un paese tutto da ricostruire, ma anche per questo pieno di idee, creatività e speranza, Vespa ha rappresentato la gioia di vivere e di correre incontro al futuro. E per questo è diventata presto un'icona di libertà e di emancipazione per ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Con la motorizzazione di massa, Vespa si seppe proporre come salvezza dal traffico, grazie alla sua rapidità di spostamento e alla facilità di parcheggio, e le versioni nelle cilindrate più piccole affascinarono il mondo giovanile, che proprio in quegli anni guadagnava il suo spazio in società. Con la Vespa, questa ricchezza nei valori è stata ed è parte della nostra cultura, il protagonista delle vite di molte generazioni di italiani, di europei, di americani, di africani e di asiatici, ed oggi è uno di quei rari prodotti che fanno stabilmente parte del paesaggio della nostra vita quotidiana. Allo scoccare dei suoi 75 anni, Vespa è più che mai un marchio globale, che vive uno dei periodi più luminosi della sua storia. Commercializzata in 83 paesi in tutti i continenti, Vespa è oggi il veicolo a due ruote più famoso e amato al mondo. La Vespa, che celebra i 19 milioni, è una GTS 300, assemblata nello stabilimento di Pontedera, parte della serie speciale 75TH, disponibile solo nel 2021, che annovera Vespa Primavera nelle cilindrate 50, 125 e 150 cm cubi e Vespa GTS nelle cilindrate 125 e 300 cm cubi, tutte contraddistinte dall'inedito giallo metallizzato 75TH, che reinterpreta in chiave contemporanea Cromier in auge negli anni 40. Oggi tutte le Vespa più recenti, dotate di motorizzazioni ecologiche come Vespa elettrica e soluzioni tecniche di supporto alla guida di avanguardia, rappresentano la sintesi stilistica di un'evoluzione che ha reso immortale il design di Vespa, rendendolo ovunque un'icona dell'eleganza italiana. Resident Evil.